il terrorismo come una tragedia contemporanea che, al pari di quella verità classica, mescola continuamente il privato e il pubblico, la pensa così Antonio Tarantino, uno dei drammaturghi più importanti del nostro paese, che spesso ha indagato nei suoi spettacoli la violenza politica, mai in maniera edificante, mai in maniera edulcorata, gettando lo spettatore nell'occhio del ciclone. Per esempio, nella casa di Ramallah cercava di entrare nella testa di una terrorista palestinese, anche se la sua opera più ambiziosa rimane materiali per una tragedia tedesca che fu rappresentata la prima volta nel 1997, adesso torna in teatro e racconta la storia della banda Baader-Meinhof, della RAF, il più importante gruppo terroristico che insanguinò la Germania degli anni 70, rendendosi protagonista di azioni spettacolari, per esempio il dirottamento di un aereo della Lufthansa, il rapimento e l'uccisione del presidente della Confindustria tedesca che era stato nelle SS. Adesso, appunto, a 20 anni dalla sua prima apparizione materiale per una tragedia tedesca, ritorna per la regia di Fabrizio Arcuri, che l'ha trasformato in una sorta di serial teatrale in 6 puntate, dandogli una dimensione epica. Ora, se bisogna attraversare i traumi del passato per sapere chi si è, e se è vero che l'Europa in questo momento sta vivendo una delle più gravi crisi di identità che il vecchio continente ha mai attraversato, allora bisogna ripassare anche di qua. Siamo a Udine, l'ambito di contatto extra alla programmazione del CSS, con materiali per una tragedia tedesca di Antonio Tarantino, con la regia di Fabrizio Arcuri e un cast di 13-14 persone. È un testo che in qualche maniera vuole fare da specchio dell'Italia degli anni del 77, raccontando la Germania del 77. La storia è quella di un anno specifico del terrorismo, comunque della politica tedesca, che è incorniciata tra il rapimento, diciamo, del presidente della Confindustria Schleyer e il sequestro di un aereo da parte di terroristi palestinesi in solidarietà, diciamo, con la RAF. Ci sono cose che non si possono mai fare, e se non si possono fare bisogna lasciarle fare alle persone che sanno fare le cose che non si devono mai fare. È un testo con più di 80 personaggi, di cui la maggior parte personaggi reali, storici, e altri invece personaggi del popolo, della gente minuta, diciamo, che in questo caso vengono interpretati da 12 attori. Gli attori si riconoscono perché hanno il nome sulla schiena, innanzitutto, e perché poi comunque la messa in scena è curata in modo da aiutare questa diciamo, distinzione tra un attore e l'altro. E la restituzione di Kaiserslautern, oltre a un consistente aumento dei guerra. Ogni personaggio ha, diciamo, una parabola personale e in più incrocia le parabole degli altri, e in qualche modo, in questo senso, c'è sempre una sensazione di smarrimento e di ritrovamento di una storia, no? Oh, finalmente! Ma perché porta il cappuccio? Io vorrei conoscerla. Vista questa marea di facce che ritornano e che creano anche quelle un'atmosfera per cui, diciamo, tutto rimane sempre uguale, pur mutando, diventa quasi un incubo. Si sa, c'è il terrorismo. Ciascuno di noi è un possibile obiettivo. In questi personaggi non c'è una psicologia ottocentesca. Il loro andamento si dipana attraverso il linguaggio di Tarantino. Io da tempo che volevo fare qualcosa di non formale, no? Di non aristotelico. Darò ordini precisi ai servizi segreti perché comincino a far saltare in aria qualche caserma di americani. Volevo soltanto esporre dei fatti che formalmente possono sembrare collegati tra di loro, ma nella scrittura, in quello che apparirà nello spettacolo, possono essere scollegati. Credo che la sua capacità è quella di riuscire a raccontare delle storie che hanno a che fare evidentemente con una geopolitica molto ampia, però raccontandole come se fossero in fondo dei fatti di cronaca e di esistenza molto quotidiana. Sotto questo lenzuolo c'è solo quello che è rimasto di ciò che già non era quando presumeva di essere ciò che mai non fu e che ora sta qui, quale ombra dell'essenza.
Ecco, io volevo rendere, e non so se ci sono riuscito o meno, questo aspetto di casualità della storia. Tutto sommato, alla fine c'è solo il trionfo di un meccanismo, di un'idea del potere, che è quello che il significato, credo, ultimo del lavoro.